Quello che sicuramente serve, mi hanno detto, una a sinistra e un'altra a centrocampo, perché ok, Nainggolan, però secondo me bisogna prendere anche un altro centrocampista, e non mi calli, sono due. A te piacciono entrambi? Uno Che bello, è Burabia. ma entrambi i nomi, cioè, mi piacciono anche per un altro motivo. Entrambi sono stati allenati da un unico allenatore, che è De Zerbi, quindi questi sanno giocare a calcio, L'altro è ragazzi. Duncan, che alla fine, in questo momento però è alla Fiorentina. Si parla di questi due nomi, perché il Cagliari in questo momento, il centrocampo del Cagliari è Nainggolan, Marin, Nandez, Oliva, Caligara. Io Vogliamo parto aggiungere da una Farago? cornetta. Aggiungiamo Farago. Sì, parto. Ce lo vedi? Farago adesso spostato a centrocampo proprio per Reynolds. Oh, ci Aspetta, sta, eh. in che senso spostato Per a... fare spazio a Reynolds. Proprio tra i centrocampisti. E non vederlo più difensore esterno, così. In teoria il suo ruolo, io lo vedo molto bene da mezzala, cioè, non per fare il titolare, però mediano nel No, quattro-due-tre-uno lì Zenga bisogna non chiamare. lo so, però Ma mezzala sì. vediamo. Sì. Vediamo. Però aspetta, io parto da una premessa. Io non sono molto fiducioso su un altro acquisto. Mi sembra veramente un po' Vabbè, il calciomercato complicato. deve ancora iniziare, Sì, sì. No, su un altro acquisto a centrocampo. quindi sì. Cioè, se viene acquistato è perché davvero Oliva viene spedito via a calcio in sedere. Però anche se non resta Oliva, cioè se resta Oliva, Non lo so, sinceramente. Non ho tutta questa fiducia in Giulini. non lo so, però uno tra Duncan e Burabia sarebbe tantissima Lo roba. prenderei al volo, ma subito. Ma a chi chiusi? Mi piacerebbe di più Duncan. Però chiunque arrivi, ma che venga subito. Sono due giocatori diversi, ovviamente. Duncan ovviamente più di corsa, però con De Zerbi ha giocato ovunque praticamente, ha giocato vertice basso, nel centrocampo a due, ha giocato trequartista, ha giocato pure in esterno, proprio ovunque, ed era anche uno dei titolari alla fine. Sì. Poi questa scelta di andare, era mezzo rotto, vabbè, poi è voluto andare alla Fiorentina. Io, boh, sinceramente non... Quando l'ho visto, non l'ho condivisa la sua scelta perché, cioè, continua il percorso con De Zerbi. Sei un titolare, De Zerbi ti vuole, Sono d'accordo. cioè, continua a crescere. Che magari qualcuno di veramente forte ti vuole. Adesso ti facendo panchina nella Fiorentina, non Cioè, nel Milan. non è che stia Quindi, facendo chissà quale campionato. È sicuramente un giocatore di gamba, di corsa, che forse è quello anche che servirebbe al Cagliari per dare un po' più di equilibrio, che quello che stavamo dicendo. Manca un po' di, tra Marino e Rogo mancava un po' di fisico, un po' di corsa, un po' di quantità. Non che Marino e Rogo non corrano, perché come abbiamo visto le statistiche, Marino era praticamente quello che correva di più. Però è uno che... C'è uno come Duncan, anche da un punto di vista di equilibrio, servirebbe al sì. Cagliari. L'alternativa è Burabia. Dicendo, sono questi i due nomi. Burabia è un giocatore più tecnico, anche lui può giocare. Secondo me, io lo vedo molto meglio da vertice basso rispetto a Duncan. Se vuoi passare un centrocampo a tre, con un regista, fai fare Marin la mezzala e Vorrebbe a metti. giocare, diciamo... Per la punizione, però Ha non un sta bel giocando da piede. solo. No, non sta giocando. Perché comunque, vabbè, Locatelli è intoccabile. Guai a chi lo tocca. In teoria ci doveva essere Lopez a fianco a lui. Nella pratica lo è stato, ma per poche partite, perché poi davanti al Sassuolo si sono rotti tutti. Quindi Lopez ha giocato molte partite da trequartista. In teoria c'è Obiang che è davanti nelle gerarchie. E ci sarebbe stato anche Magnanelli, che io adoro, quanto è stato valutato quello lì. Però sì, cioè, Burabia ha avuto un po' di spazio quando era l'anno scorso, Sì. e poi evidentemente a De Zerbi non piace così tanto. Cioè, non piace Nonostante così sia un tanto, non giocatore, è tra quelli che metterebbe titolarissimi, ecco. nonostante sia un giocatore estremamente tecnico, Sì.
Perché dal cognome in tanti lo sottovalutano sotto quell'aspetto, pensano un macellaio, invece no, ragazzi, c'è proprio un bel No, no. piede. Vabbè, ha Però. fatto la prima stagione dove praticamente ha giocato sempre, nel 2018-2019, l'anno scorso un po' meno, quest'anno praticamente niente, non sta giocando. Ed è per questo sicuramente in uscita dal Sassuolo, perché non sta giocando. Non è che poi sto cercando notizie, questa ve la metto, L'hanno pagato perché 2 milioni poi, quindi niente. Sì, infatti, questa neanche. notizia però è bellissima. Vai. Vengono al Sassuolo, Burabbia al Cagliari, il mercato si accende. Fidati, tu fidati. Ma cosa leggo? No, a me Ma fanno cosa ridere leggo? quando sono convinti, cioè leggo veramente che Nainggolan potesse andare da qualche altra parte. Cioè questo qua si è puntato e ha detto io voglio andare solo al Cagliari, non mi interessa dell'Inter, può arrivare anche nel Madrid, io voglio andare solo al Cagliari, perché gli interessa quello. Sì, l'abbiamo detto 1000 volte, ormai è come se avesse finito la sua carriera, cioè vuole Lui stare vuole qui, finire la boh. carriera a Cagliari, fine. Comunque, Burabia è un marocchino, volevo dirlo a tutti i costi, se non ti ricordi un altro marocchino che è stato a Cagliari, sto guardando ora, l'unico marocchino che è stato a Cagliari. Però lui si sentiva olandese, perché voleva essere convocato alla nazionale olandese. Come sta a fare Però. a capire? 7 partite, un gol, raga, numero 10. Che ignoranza. C'è anche il Esatto, racconto del Kabir, quindi andate a guardate. ripescarvelo perché merita. Sì. Quindi un marocchino, che bello. Sì, proprio se i marocchini scrivono, io spero che il Cagliari prenda Benazia, ma Benazia è un difensore centrale, prende un sacco di soldi, non penso in questo momento sia No, finché nelle c'è Godin, priorità. i vecchietti lasciamoli, Sì, cioè non penso vecchietti sia una così priorità. forti, intendo. Poi se Klavan vuole fare la riserva, che Beh, ben venga. venga. Ma un Tutto quello. Benatia con Godin significa che Valuti devi evito puntare in vero. alto. No, a parte quello, ma devi puntare in alto davvero. Sì. Quindi. No, prendiamo quel budget investito su altri giocatori. Un centrocampista ci vuole, oltre a Nainggolan, ovviamente. E poi un terzino sinistro a questo punto. Perché è sfoltire poi la difesa, la rosa che effettivamente è troppo lunga, me l'avevamo detto anche quando era finito il mercato a ottobre. Avevamo dato un voto basso anche per quello, perché ti eri rimasto sul groppone con giocatori che dovevi cedere, ti eri rimasto con sei difensori centrali, non avevi preso Nainggolan, non hai alternativa a centrocampo, adesso Nainggolan è dovuto forzare il ritorno perché si è rotto Rog. Ma un altro centrocampista serve, vediamo chi sarà tra Burabia e Duncan, se davvero arriverà uno dei due, magari un terzo nome a sorpresa, o c'è la versione pessimista che è la tua, nessuno. Per me con Engolan Giovinni già a posto. Sì, è a posto per i prossimi 10 anni. Reynolds fa quel favore alla Juve e poi a posto. Pensiamo all'Europa, così me lo vedo Esatto. già. Ma tu adesso arriva Engolan. Presentazione. Sì. Vuoi che un giornalista non dica Giovinni, ma puntate all'Europa. Sì, Poi che non ci sia sicuro. davvero, ma. Sicuro. E Giulini, con È quale che non sorriso? vado più alle conferenze stampa, altrimenti gliela farei io la domanda. Giulini, con quale sorriso direbbe no? Cioè, di Secondo quelli me, che si trattengono, no, di secondo quelli me che se la muoiono? prenderebbe a morte. Sì, ha Sì. capito ormai la lezione. Secondo me sì, perché non vuole che sia etichettata come una nata fallimentare. Vabbè. Dai, ci salutiamo. Vi auguriamo un 2021 speciale come doveva essere questo 2020, se mi chip, del presidente Massimo. Ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube, di seguirci su Instagram e su Twitch. Ci ritroviamo presto, sempre sulla Casa dei Gasteddu. Ciao a tutti.